Ares è una divinità con cui i greci hanno un rapporto complicato. Egli è una divinità da cui diffidare sempre, da tenere il più possibile lontano. Non un caso che il luogo di nascita di Ares sia identificato con la Tracia, una regione all'estremo nord della Grecia, oggi corrispondente ai territori greci, bulgari e turchi. Egli viene diffusamente inteso come dio della guerra, in senso lato, ma questa interpretazione è erronea. Egli rappresenta il lato violento della guerra. Se Atena rappresenta la guerra strategica, Ares è solamente forza bruta e violenza. Ancora, suo padre Zeus influenza e decide le sorti delle guerre, mentre sua sorella Eris le scatena. Ma ad Ares corrisponde la guerra per il semplice piacere della violenza. Ares è sangue e violenza, ma anche il tumulto e l'orrore della guerra. A lui sono associati anche gli effetti delle epidemie e delle carestie, oltre che gli omicidi e le distruzioni della città. Spesso nelle guerre parteggia per una parte o per l'altra, senza reali motivi, ma perché influenzato o per semplice simpatia momentanea. Descritto come un giovane di bell'aspetto e muscoloso, viene rappresentato spesso in armatura, con spada, lancia e scudo. Al suo fianco si contano una serie di numerosi amanti, fra cui, secondo alcune versioni, la sua gemella Eris, o ancora la più bella e nota Afrodite. Ares non gode di popolarità nemmeno fra gli dèi. Il suo carattere bellicoso lo rende odiato anche dai suoi stessi genitori, oltre che dagli altri dèi. A Roma, Ares è noto come Marte. Qui, tuttavia, il suo culto subisce un drastico cambiamento, tanto da diventare uno dei più venerati dai romani. Se Minerva perde importanza bellica rispetto ad Atena, Marte al contrario assume connotazioni più pacifiche, che lo portano ad essere venerato come dio della guerra in senso più lato, e non soltanto dal suo lato più sanguinario. Descritto dall'Iliade come circondato dalla personificazione di tutti gli aspetti più orribili della guerra, Ares rappresenta tutti gli aspetti più violenti e ciechi della stessa. Ad egli corrispondono gli istinti più violenti dell'uomo, dai litigi e le lotte fino agli omicidi dentro e fuori dal campo di battaglia. Chi gode del suo favore, tuttavia, gode anche di un controllo del proprio impulso violento. Egli è il dio di tutto ciò che è legato alla guerra. Egli presiede gli eserciti e le truppe, così come la loro avanzata e la lotta in battaglia. Signore indiscusso dei campi di battaglia, tuttavia se placato, è lui che garantisce la pace, in quanto allontana la guerra. Tuttavia, nei miti che lo riguardano, Ares non è sempre imbattuto. Tante sono le vittorie nella sua mitologia, quante anche le sconfitte, come ad esempio la cattura da parte di Eracle. Quando confronta la sorella Atena, ad esempio, è spesso Ares ad uscirne sconfitto. Nell'Iliade sono presenti ben due scene in cui Atena mette in fuga Ares. Nella prima assiste Diomede, uno dei suoi prediletti, che ferisce sotto la sua guida Ares, che invece affiancava Ettore. La seconda, invece, vuole Atena opposta ad Ares direttamente sul campo di battaglia, dove lo ferisce con una pietra. In entrambe le occasioni, Ares è costretto a fuggire sull'Olimpo. Più volte ad Ares aspettano competenze opposte. Esattamente come egli è dio della pace nella misura in cui essa è in assenza di guerra, egli è anche patrono del tumulto e dell'ordine. Spesso Ares rappresenta entrambe le facce della medaglia, spesso elargendo il proprio favore o scatenando l'ira in maniera del tutto casuale o influenzata da terzi. Egli è dio delle invasioni militari e dei saccheggi, di tutti gli atti violenti che seguono una guerra. Eppure è allo stesso tempo responsabile, come la sorella Atena, della difesa cittadina. A lui si prega per sconfiggere un esercito invasore, esattamente come per conquistare una città. La dicotomia è presente anche a livello cittadino e non solo generale. Egli è infatti causa delle ribellioni e dei tumulti cittadini. Ares ispira le rivolte, ma è anche il patrono delle guardie cittadine, oltre che dei guerrieri. Ad Ares si prega per il mantenimento dell'ordine civile, e suo è il compito della protezione delle guardie armate.
Altri contrasti si trovano a livello emotivo. Ares è colui che ispira il coraggio sul campo di battaglia, ma anche colui che maledice il guerriero con la paura. Egli dona il coraggio, ma castiga anche la codardia. Lì, dove il valore sul campo di battaglia è anche sinonimo di mascolinità, Ares è anche il patrono della virilità. Possedere il suo favore vuol dire possedere le qualità più virili, dimostrate con il valore in battaglia. Ares, tuttavia, influenza la sfera emotiva in più parti. A lui corrispondono tutti quei sentimenti che portano alla rabbia cieca e al desiderio di sangue. Dall'odio alla furia, tutti gli umani impulsi più violenti rispondono al dio della guerra. Ma ad egli si guarda anche per trovare la forza di contenerli. Contenerli e non cancellarli. Lì dove Ares non elimina del tutto la presenza di un determinato istinto, piuttosto concede la forza necessaria per domarlo e non farsi guidare dallo stesso. Ares è figlio di Zeus ed Era. Sue sorelle sono Ilizia ed Ebe. In alcune versioni, anche Eris, dea della discordia, è sua sorella. Omero li descrive di fatti come gemelli. In altre versioni, invece, Eris è figlia di Notte, ma ad ogni modo, ella è parte del seguito di Ares. Non vi sono particolari aneddoti riguardanti la nascita di Ares. Tuttavia, sono presenti versioni meno diffuse dove Ares è soltanto figlio di Era e non di Zeus, concepito dalla dea toccando un fiore di loto, talvolta insieme alla gemella Eris. Tuttavia queste versioni sembrano essere piuttosto un'imitazione della tradizione riguardante la nascita di Efesto. Il luogo di nascita di Ares è indicativamente indicato con la Tracia, una regione dell'estremo nord della Grecia. Essa era abitata da popolazioni piuttosto bellicose, dove il culto del dio della guerra rivestiva un'importanza primaria. A narrarci della gigantomachia è Pseudo Apollodoro nella biblioteca. Essa ha origine dalla furia di Gea per la sconfitta dei figli titani per mano di Zeus, ed è così che insieme a Tartaro mette al mondo i giganti. Essi sono creature altissime e dall'aspetto mostruoso, per metà umani con capelli e barba foltissimi, ma con code di serpenti come gambe. Un'alternativa sulla loro origine, li vuole nati dalle gocce di sangue di Urano castrato. 24 giganti in tutto, ognuno nato con lo scopo di annientare un dio preciso. Invincibili anche per gli dei, l'unica soluzione è affrontarli con l'aiuto di un mortale. E fra tutti i mortali, fu Eracle ad affiancare gli dei nella gigantomachia, sebbene Dioniso venga talvolta dipinto anche come un semidio durante la lotta contro i giganti. Opposto di Ares è Damaseno, nato con lo scopo di contrastarlo e prenderne il posto. Tuttavia il gigante rifiuta il suo destino e di combattere, poiché è opposto della guerra e quindi con un carattere pacifista. Egli ripudia il compito che gli è stato assegnato, abbracciando la vita agricola e diventando un pastore. Ares è protagonista contro i due Aloadi, Oto ed Efialte. Questi, figli gemelli non di Gea e Tartaro, ma di Poseidone e Ifimedia, sfidano gli dei impilando il monte Olimpo, il monte Ossa e il monte Pelio. Secondo una profezia loro fatta, non sarebbero stati vinti né da mortali né da dei, e gli Oliadi sfidano proprio Ares in Tracia. Qui riescono a battere il dio, rinchiudendolo in una giara di bronzo, che consegnano poi alla madre adottiva Eribea. Odo ed Efialte successivamente insidiano Era e Artemide, e sarà proprio quest'ultima a riuscire a batterli, assumendo l'aspetto di un cerbiatto e portandoli a combattere fra loro. A ritrovare Ares però è Hermes. Dopo 13 mesi dalla scomparsa del dio della guerra, Hermes riesce a sottrarre la giara di bronzo ad Eribea, liberando così il dio. Terminata la gigantomachia, ancora più infuriata, Gea diede vita insieme a Tartaro a Tifone, un mostro che Pseudo Apollodoro definisce di due nature, della umana e della ferina, e dalla cui storia troviamo versi anche nella Teogonia di Esiodo. Egli è descritto come il più tremendo dei figli di Gea, più alto della montagna più alta, dalle innumerevoli teste
umane di serpente e draghi come gambe. Antonino Liberale, nella Metamorfosi, racconta che niente riusciva a contrastare la sua forza. Gli dei decisero quindi di fuggire in Egitto e qui assume l'aspetto d'animale per sfuggirgli. Secondo alcune tradizioni, Ares assunse l'aspetto di un cinghiale, animale che tuttavia non è associato a nessun dio del panteone egizio. Non è Ares tuttavia a combattere Tifone, che viene invece sconfitto da Zeus, affiancato dalla figlia Atena. Una delle più rinomate fra le unioni divine, lì dove passione e guerra si incontrano, è quella fra Ares e Afrodite. Un amore ricambiato, ma destinato a rimanere adultero, essendo la dea della bellezza sposata con Efesto. Messo al mondo Efesto e resasi conto della sua deformità, era lo scaglia giù dall'Olimpo. Sono le Nereidi che si prendono cura di Efesto e questi, una volta cresciuto, cerca la vendetta sulla propria madre. Costruisce un trono che, una volta sedutasi la dea, le impedisce di rialzarsi, tenendola prigioniera. Era cade nel tranello ed offre la mano di Afrodite a chiunque fosse riuscito a liberarla. Ares prova a riportare Efesto all'Olimpo con la forza, affinché liberi la madre, ma fallisce nel tentativo. Sarà Efesto stesso a tornare sull'Olimpo, liberando la madre di sua iniziativa e chiedendo quindi il suo premio. Un premio di cui né Ares né Afrodite sono felici, dando inizio alla loro relazione. Consapevole di essere disprezzato dalla moglie, Efesto scopre ben presto la relazione e architetta una nuova trappola, questa volta ai danni di Ares e Afrodite. Durante un'assenza di Efesto, Ares e Afrodite consumano il proprio amore, ma il fabbro degli dei è ben consapevole di quello che sta accadendo, anche grazie all'avviso di Elio. Efesto getta quindi una rete sui due traditori, che li intrappola senza dar loro possibilità di liberarsi, chiamando gli altri dei testimoni del tradimento. Una volta sciolta la trappola, ai due amanti viene imposto di cessare la relazione, ma Ares e Afrodite riprendono piuttosto velocemente a frequentarsi, tanto da mettere al mondo diversi figli. Presente al matrimonio di Teti e Peleo e di conseguenza alla contesa del pomo d'oro scatenata da sua sorella Eris, Ares ha un ruolo primario nella guerra di Troia. Al principio egli non ha una parte preferita, non sceglie di schierarsi da una parte o dall'altra per motivi personali, ma promette ad Era e Atena che avrebbe appoggiato con loro i greci. Afrodite tuttavia lo convince ad appoggiare invece i troiani, con i quali si schiera lei stessa. Più volte Ares scende direttamente in campo al fianco dei troiani, come quando affianca Ettore contro Diomede, ma quest'ultimo, che aveva già da poco ferito prima Afrodite al polso, riesce sotto la guida di Atena a ferire Ares, costringendolo a tornare sull'Olimpo. Qui egli viene curato, ma chiede udienza a Zeus, inveendo contro di Atena, poiché secondo Ares il padre le concede di fare ogni cosa, anche contro gli altri dei. Proprio qui Zeus palesa il suo odio per il figlio a causa del suo portare battaglie e litigi ovunque, dichiarandogli che se fosse figlio di un altro dio non lo avrebbe risparmiato. Successivamente, dopo la morte di Patroclo, Ares viene nuovamente ferito sul campo di battaglia, questa volta per mano di Atena in persona. Ma la guerra di Troia porta via ad Ares due dei suoi figli. Il primo è Ascalafo, fra le altre anche uno degli Argonauti, ucciso da Deifobo sotto le mura di Troia. Alla sua morte vige il divieto di Zeus di scendere in battaglia, ma la furia ed il dolore spingono Ares a tentare di infrangere il divieto, venendo fermato soltanto da Atena. La seconda è Pentelisea, regina delle Amazzoni, giunta a supporto di Troia dopo la morte di Ettore. Si scontra con Achille, ma nonostante la sua furia in battaglia, viene ferita a morte. Ares compare anche al finire della guerra, lì dove aiuta Enea a contrastare un attacco greco, guidato da Neottolemo, figlio di Achille, a una delle porte di Troia. Non di meno, una volta costruito il cavallo di Troia, Ares ne comprende il trucco. Discende quindi sulla città, intenzionato a distruggerlo, ma viene intercettato da Atena. I due ingaggiano un altro duello, interrotto però da Zeus, che ordina loro di ritirarsi e lasciare la città al suo destino.
Numerosi sono i figli di Ares, tanto mortali quanto divini, e perfino tra i mostri. Nell'ultima categoria si annovera infatti il drago Ismeneo, figlio di Ares e della ninfa Ismene. Egli viveva nei pressi di Tebe, ma fu ucciso dall'eroe Cadmo. Fra i figli di Ares e Afrodite vi sono innanzitutto Deimos e Phobos. A Deimos corrisponde il terrore che causa la guerra, la paura che solo un combattimento può portare. Phobos invece è il dio del panico ed è suo il compito, insieme al fratello, di accompagnare il padre in battaglia. Un'altra coppia di fratelli sono Eros e Anteros. Eros è il dio dell'amore e la tradizione vuole che egli non crescesse rimanendo solo un bambino. Chiesto consiglio a Temi, Afrodite apprende che per crescere Eros ha bisogno di un fratello. Viene così messo al mondo Anteros, ossia l'amore corrisposto, o al contrario, non corrisposto. Quando è vicino al fratello, Eros cresce normalmente, mentre quando i due fratelli sono separati, Eros ritorna ad essere un bambino. Infine, fra gli altri numerosi figli di Afrodite e Ares, è Armonia, dea dell'amore romantico, dell'armonia e della concordia. Ella viene data in sposa a Cadmo, e le loro sono le prime nozze della storia. Tutti gli dei ne prendono parte, e Armonia riceve da Efesto in dono una collana in grado di renderla eternamente giovane e bella. Armonia e Cadmo si sposano a Tebe, ma successivamente si sposteranno in Illiria. Qui, dapprima Cadmo viene trasformato in un serpente, ma la stessa sorte tocca ad Armonia, distrutta dal dolore, ma che nella nuova forma può nuovamente abbracciare il suo amato. Figlio divino, ma con madre diversa, è Enialio, figlio di Ares ed Eris, ma che talvolta viene indicato come epiteto di Ares e quindi fuso alla figura del padre. Egli è una divinità legata alla guerra, il suo nome significa guerriero. Fra la numerosa progenie di Ares, vi è da annoverare quella avuta con Otrera, la prima regina delle Amazzoni. Queste sono quattro figlie: Ippolita, uccisa da Eracle nel rubare la cintura nel corso della nona fatica, Antiope, rapita da Teseo, da cui poi avrà Ippolito, Menalippe, uccisa per errore da Telamone durante la nona fatica di Eracle, e infine Pentesilea, morta a Troia, uccisa in duello da Achille. Altro figlio mortale di Ares è Cicno, figlio avuto con Pirene. Egli è un brigante che abita nei boschi della Tessaglia e aggredisce i pellegrini che si recano presso l'oracolo di Delfi. Eracle si imbatte in lui, uccidendolo e scatenando le ire del padre. Ares, infatti, sfida Eracle a duello, ma è costretto a battere in ritirata, poiché è battuto. L'amore fra Ares e Afrodite è spesso descritto come impetuoso, certamente caratterizzato da una fortissima gelosia da entrambe le parti. Un esempio è la storia di Adone, nato dall'incesto del re di Cipro Cinira e sua figlia Mirra, un incesto creato da una maledizione imposta ad Afrodite stessa, infuriata con Cancreide, madre di Mirra e moglie di Cinira, che vantava la bellezza della figlia, definendola anche superiore ad Afrodite. Adone fu cresciuto dalle ninfe dei boschi, diventando un giovane bellissimo. Proprio nei boschi Afrodite lo incontra, innamorandosi perdutamente di lui al punto da dimenticarsi di Ares. Furiosamente ingelosito, Ares si trasforma in un cinghiale, facendosi dapprima inseguire da Adone a caccia, per poi rivoltarsi contro di lui e ucciderlo. Afrodite accorre alle urla strazianti di Adone, ma quando arriva da lui lo trova già morto, con il sangue attorno al suo corpo, sul prato. Afrodite quindi ne trasforma il corpo in un'anemone, rosso come il suo sangue. L'anima intanto discende negli inferi, incrociando in questo modo il percorso di Persefone, che a sua volta si innamora di lui. Amante di Ares e oggetto di vendetta della dea della bellezza, fu invece Eos, dea dell'aurora. Dall'aspetto delicato e bellissimo, Ares si innamora di lei scatenando le ire di Afrodite, che la maledice ad innamorarsi continuamente e unicamente di mortali, costringendola così ripetutamente a perdere il proprio amore. Uno degli amanti di Eos fu Titone, giovane principe di Troia, da cui ebbe due figli, Emazione e Mennone.
Il secondo prende parte alla guerra di Troia, trovando la morte per mano di Achille. Ogni giorno all'alba, Eos piange il proprio figlio morto, il proprio amore venuto meno, e dalle sue lacrime per Mennone ha origine la rugiada. Sisifo, re di Corinto e figlio di Eolo, si trova a fronteggiare un problema di scarsità d'acqua a Corinto. Un giorno, mentre si trova nei pressi della rocca, si imbatte in Zeus e in una delle sue amanti, rapita dal dio stesso. Ella è una ninfa di nome Gina, figlia del dio del fiume Asopo. Sisifo incontra quindi Asopo, che gli chiede informazioni su Gina. Trovandosi davanti all'opportunità per risolvere il problema della siccità, Sisifo afferma che sì, ha notizie di Gina, ma che le avrebbe date in cambio di una fonte d'acqua per Corinto. Asopo accetta, facendo dono a Sisifo della fonte del Pirene, mentre il re gli rivela quindi che Gina si trova con Zeus. Infuriato per quel che ha rivelato ad Asopo, Zeus chiede ad Ade di inviare Thanatos presso la casa di Sisifo e rinchiuderlo nel Tartaro. Le cose non vanno però come previsto. Thanatos arriva da Sisifo, ma questo lo fa ubriacare, così da riuscire ad incatenarlo. Imprigionato Thanatos, la morte scompare dal mondo. Il primo ad accorgersene è Ares. Eliminata la morte, nessuno sul campo di battaglia muore più, rendendo così di fatto la battaglia e la guerra, e il dio stesso, privi del loro scopo. Ares trova quindi Thanatos e, una volta liberato, arresta Sisifo per condurlo nel Tartaro. Qui le sue vicende incrociano quelle di Ade, giacché Sisifo riesce a scappare nuovamente dalla morte, avendo dato istruzioni a sua moglie di non seppellire il corpo e non potendo così formalmente accedere all'Ade. Sisifo riesce così a tornare nel mondo dei vivi, almeno finché non è Hermes ad arrestarlo di nuovo, riportandolo negli inferi, dove verrà punito per l'eternità. All'Irozio, un figlio di Poseidone e della ninfa Eurite, tenta di violentare Alcippe, figlia di Ares e di Aglauro, donna mortale discendente dal re di Atene Cecrope. Quest'ultimo è lo stesso re che decretò la vittoria di Atena su Poseidone come divinità principale sulla città, che prese poi il nome dalla dea, e ancora rabbioso per l'onta subita dal padre, all'Irrozio tentò di rifarsi su Alcippe. A intervenire è immediatamente Ares, che uccide all'Irrozio con il fine di proteggere la figlia. Poseidone lamenta la fine del figlio e trascina Ares in tribunale, davanti agli dei dell'Olimpo. Questo è il primo processo per omicidio, che prende luogo sulla collina dell'Areopago, luogo dell'avvenimento. Qui Ares sorprendentemente si difende con una arringa, ed è così, anche grazie alla testimonianza della figlia Alcippe, prosciolto dalle accuse. Tuttavia, da quel momento in poi, tutti i processi per omicidio di Atene vengono svolti sull'Areopago, proprio in memoria della tradizione mitica di Ares, Alcippe e all'Irrozio. Il culto di Ares non era un culto diffuso nell'antica Grecia. Pochi erano i templi ed altari a lui dedicati. Tuttavia riceveva una serie di onori e di rituali in tempo di guerra, col fine di propiziare la riuscita della stessa. I templi dedicati al dio erano generalmente costruiti all'esterno della città, probabilmente nel tentativo di simboleggiare la lontananza dalle mura cittadine della guerra. Diffusi erano i sacrifici di cavalli e di bestiame generico, ma a Sparta, al dio, sacrificavano in particolare i cani, animali a lui cari. Ben presenti in diverse parti della Grecia, dalla Scizia a Sparta, erano anche i sacrifici umani. Il fatto che il culto fosse molto sentito presso i popoli dell'estremo nord della Grecia e che qui fosse maggiormente diffuso, lascia presagire che il culto di Ares trova origine proprio in quelle terre. Solo successivamente, quindi, si sarebbe diffuso nel resto della Grecia, a partire dalla Tracia. Altra curiosità che riguarda il dio è che almeno in epoca greca era raramente soggetto artistico. Gran parte delle sue raffigurazioni sono su morte o gemme. La scarsità di materiale iconografico di Ares e i suoi attributi piuttosto comuni fanno sì che il dio sia spesso confuso e confondibile con più eroi mitologici o più semplicemente personaggi storici. Sua è l'armatura d'oro composta da elmo, corazza, cintura e scudo,
ma caratteristica è anche la lancia dalla punta di bronzo. Ares possiede, oltre alla dimora sull'Olimpo, un palazzo in Tracia, sul monte Emo, oggi Monte Boteb in Bulgaria, interamente fatto di ferro. Infine, una caratteristica è il carro d'oro trainato dai quattro cavalli immortali e dall'alito di fuoco, ardente, strepito, orrore e divampante. Sebbene non vi siano piante sacre ad Ares, ad egli sono sacri diversi animali, dapprima i cavalli ed il bestiame in generale, ma anche il serpente, il cinghiale, in memoria della vicenda con Adone, e il cane. Oltre a questi animali, a lui sono sacri diversi uccelli, dal barbagianni al gufo reale, diverso dal gufo sacro ad Atena, la civetta, finendo con l'avvoltoio. Legato ad Ares è anche il drago. Sia il tempio di Tebe che quello della Colchide sono mitologicamente protetti da draghi guardiani. La tradizione vuole che quando i denti dei draghi guardiani sono lanciati in un terreno sacro al dio, come quello di un campo di battaglia, da quelli nascano gli Sparti, guerrieri armati nati direttamente dalla terra. Oltre al carro trainato dai quattro cavalli, fa parte del seguito di Ares la sorella Eris, dea della discordia, che ovunque vada porta zizzani e litigi. Oltre a lei, seguono perenemente il padre, i fratelli Deimos e Phobos, figli di Afrodite e personificazione dei terrori generati dalla guerra il primo e della paura il secondo. Luoghi di culto principali sono la Tracia, la Colchide e la Scizia, ma particolare è la presenza di Ares nella città di Sparta. Qui vi era un'antica statua rappresentante il dio in catene. Essa rappresentava null'altro che lo spirito guerriero e la vittoria, e finché il dio fosse rimasto incatenato, essi non avrebbero mai abbandonato la città. Altra curiosità che riguarda Sparta è che qui vi era il tempio maggiore dedicato a Phobos, figlio di Ares, e proprio a Phobos gli spartani erano particolarmente devoti. Pregavano nel suo tempio prima di un'operazione militare e spesso era dipinto sui loro scudi. Diversamente, ad Atene, nell'Agorà, era presente un tempio dedicato ad Ares. Tuttavia, è andato completamente distrutto e saccheggiato sotto la persecuzione dei pagani per mano di Teodosio I.